tema del libro è la reinterpretazione della memoria come azione per produrre nuove scelte architettoniche. E in questo senso io ho scelto il progetto che ha fatto John Caminada nel contesto di Vrin, perché mi sembrava un'occasione abbastanza emblematica per raccontare la reinterpretazione della memoria. Innanzitutto il progetto viene fatto in un contesto periferico e non è una periferia solo urbana, ma è anche una periferia territoriale, perché è la periferia alpina. Questo ha dato occasione di isolare un caso molto particolare e concentrarsi profondamente su questo caso a livello per me come ricercatore, ma anche a livello progettuale, perché questo caso è particolare perché parte da una progettazione a scala territoriale fino ad arrivare alla scala del dettaglio architettonico e poi rimanda di nuovo alla scala territoriale. Quindi è un progetto piuttosto completo e globale, e l'architettura, come dicevi tu, viene intesa non solo come il gesto architettonico in sé, ma proprio come una ricerca a livello di tutte le aree che vengono influenzate dal gesto dell'architetto. Il territorio è quello dei Grigioni, quindi nel comune di Vrin, che è fatto da una decina di villaggi. Il capoluogo di questi villaggi si chiama Vrin, questi componevano il comune, ed è un contesto che ha vissuto molte problematiche o stava attraversando molte problematiche che abbiamo anche nei nostri contesti alpini. Per esempio, questa è una fotografia che io ho recuperato degli anni 70 della Val d'Intelvi. E voi vedete come il territorio, la distribuzione tra lo spazio artificiale e lo spazio invece lasciato naturale e gestito a livello territoriale dagli agricoltori e dai pastori, fosse ben chiaro a livello di disegno territoriale, nel senso che i nuclei si distribuiscono nel territorio in modo piuttosto contenuto, in modo da lasciare molto terreno libero attorno ad essi, e il paesaggio va a diventare quasi una cornice di quelli che sono i villaggi. Il paesaggio allo stesso tempo veniva utilizzato per la coltivazione e per i pascoli. Durante gli anni 80, o forse già all'inizio degli anni 70, è avvenuto quello che Antonio De Rossi chiama la patrimonializzazione della montagna, cioè sostanzialmente imprese cittadine hanno visto la montagna, quindi le prealpi e le alpi, come un'occasione per costruire seconde case e come un'occasione per vendere, compravendita di queste immobili, con una logica economica completamente diversa da quella legata al settore primario, quindi al settore agropastorale, ma una logica principalmente speculativa. E il disegno della montagna che ha la Val d'Intelvi adesso è fatta da uno sprawling diffuso, i nuclei che si sono persi e un disegno che quasi è andato a scomparire di quello che è il territorio. Quando è stato avviato il progetto di rigenerazione che c'è stato nel comune di Vrin, l'intenzione era quella invece di conservare il disegno territoriale che si aveva della montagna, che derivava da una pianificazione di origine rurale. Però c'erano una serie di problematiche all'interno dei villaggi, all'interno del comune ci doveva essere una modernizzazione di quelli che erano gli apparati che costituivano i villaggi e una modernizzazione del lavoro e andare a confrontarsi con nuove problematiche come il traffico veicolare o come anche la ristrutturazione di certi edifici. Allora, per fare questo progetto di rigenerazione di queste strutture, di questi apparati, sono state coinvolte una serie di professionalità, tra ingegneri, intellettuali, economisti anche, e lo studio di John Caminada. Secondo me in quel periodo non era neanche lo studio, ma era lui stesso. Era lui. E tu la metti come una cosa molto formale e progettata, ma in realtà è venuta tipo da... Più spontaneamente. Molto spontanea. C'era una necessità, esatto. E poi è stato affrontato anche in modo abbastanza professionale, cioè molto professionale, anche coinvolgendo le varie università, certo. E personale, persone, certo. Intorno. Sì, sì, sì. Però nasce in modo molto pragmatico. Nasce in modo, sì, più dalla base. Diciamo che secondo me
Per iniziare un progetto del genere che partiva dal livello territoriale per arrivare alla scala architettonica, ci doveva essere, secondo me, un elemento, e che si è poi dimostrato un progetto che si è dimostrato molto completo, ci doveva essere, secondo me, un elemento che teneva uniti tutte queste fasi, in cui potevi vedere tutte queste fasi a livello di principio, e osservando i villaggi, il lavoro che è stato fatto, secondo me questo elemento era quello della lettura dello spazio aperto all'interno del villaggio. Questo è il capoluogo di Vryn ed è sostanzialmente un tessuto fatto da edifici autonomi, perché sono costruiti in legno con la tecnica dello Strickbau, e tendenzialmente è più facile costruire un edificio autonomo da una forma molto semplice piuttosto che avere delle superfettazioni come avviene nei villaggi costruiti in pietra o costruiti con tecniche murarie. Quindi sono edifici singolari che vengono posizionati sul territorio, ma nonostante la loro autonomia a livello di pianta, in realtà hanno una distribuzione che ha un disegno ben preciso e che non è arbitrario. E questa distribuzione è quella che va a definire lo spazio aperto tra gli edifici che compongono i villaggi, ed è uno spazio aperto che per me ha delle caratteristiche, delle qualità piuttosto affascinanti, che sono quelle qualità che riconosciamo anche in altri borghi alpini, anche nei borghi alpini italiani, nei borghi alpini austriaci, francesi. Cioè il fatto che lo spazio aperto abbia una scala umana e che sia ed è completamente permeabile e percorribile a piedi e in epoca rurale dal bestiame e oggi dalle automobili. Ma sostanzialmente è uno spazio interamente permeabile in cui ti muovi liberamente nel villaggio in qualsiasi direzione. Ed è uno spazio che si interfaccia allo stesso tempo all'interno del nucleo e all'esterno del perimetro del nucleo, quindi verso la valle. Inoltre è uno spazio, questo per proporzione, quindi per scala, è uno spazio in cui quando tu sei all'interno del villaggio, nello spazio aperto, all'interno del cono ottico orizzontale, hai simultaneamente la percezione degli edifici che stanno immediatamente alla tua destra e alla tua sinistra. Così, allo stesso tempo, all'interno del cono ottico verticale, hai sempre la percezione del livello di gronda. E questo ci aiuta ad avere una percezione piuttosto completa di quello che ci sta immediatamente attorno e crea un ambiente che noi possiamo definire in qualche modo familiare. E questo per me è un po' anche la magia che hanno tutti questi villaggi. Cosa intendi come magia? La familiarità? La familiarità, il fatto che tu ti senta quasi in un ambiente domestico, anche se in realtà è un ambiente comune. Perché non ci sono elementi stranieri, come dire? O forse difficilmente coglibili. Cioè, ad esempio, John continua a dire continuamente, guarda Vryn e dice, ma in realtà tutti gli edifici sono mediocri o anche brutti. Sì. Però il paese è eccezionale. Esatto. Il primo elemento che è quello che dà più fastidio è la chiesa, in realtà, che è una scala completamente sbagliata, se vuoi, come provocazione. Sì, ha una scala superiore. Quindi forse è questo quello che intendi come familiare? È tutto domestico. Molto simile. Sì, sì, esatto. Poi cioè, è continuo, in qualche modo è uniforme. È un villaggio che, sì, gli edifici rispondono pur nella loro, secondo me sono tutt'altro che mediocri, molti edifici che sono a Vryn, quelli costruiti dai contadini, però comunque si riconoscono tutti per dei principi architettonici abbastanza chiari, per delle proporzioni, sì. Sono più riconoscibili tra di loro, come una famiglia anche forse nel nucleo. Il progetto inizia a livello territoriale, come detto, dalla scala, diciamo, iperurbana. Lungo quest'asse, che è oggi la strada carrabile principale che attraversa la Val Lumnezia, sono posizionati i vari villaggi che componevano il comune. E anche in questo caso lo schema è abbastanza chiaro, cioè un asse principale, una strada principale lungo la quale sono disposti i nuclei. Dalla strada principale si diramano delle strade secondarie che salgono fino agli alpeggi e che venivano utilizzati per il percorso di transumanza, fondamentalmente ancora oggi vengono utilizzati in questo senso. Ora, la questione era che con la parcellizzazione che è avvenuta in un momento successivo rispetto all'epoca in cui sono stati costruiti i nuclei, c'è stato un frazionamento delle proprietà del territorio per la quale un solo proprietario poteva avere più
parti di terreno in zone completamente diverse del territorio. E allo stesso tempo però c'era la necessità di poter accedere con i mezzi in queste aree di terreno, parti di terreno sparse per il territorio. Ora, creare tutte le strade che connettevano i vari proprietari ad ognuna delle sue particelle avrebbe creato un reticolo su tutto il territorio lasciato libero per i pascoli. Allora, quello che venne fatto fu, secondo me, una scelta piuttosto radicale. Io continuo a ritenerlo forse un gesto, forse il più forte di tutto il progetto. Fu sostanzialmente l'idea di andare a ritrattare le proprietà, quindi le parcelle, in modo che le parcelle che un proprietario che aveva diverse parcelle nel terreno, nella valle, potesse avere una nuova parcella fusa tra tutte le parcelle che aveva in un'altra zona. In questo modo tutti i vari proprietari che avevano molte parcelle si ritrovavano un'unica parcella grande in un'altra posizione nella valle oppure in prossimità rispetto alle proprietà che aveva prima, e questo ha ridotto il numero di parcelle. Riducendo il numero di parcelle si è ridotto il numero di strade e strumentazione che serviva per accedere alle varie aree del territorio. Questo ha ridotto il frazionamento di quello che era lo spazio libero, lo spazio non costruito nella valle. Questa è la base, è l'inizio di tutti i lavori, ma tuttora non si fa un progetto, ma inizia un processo molto forte che ha a che fare con molte persone, e più persone vengono coinvolte, più forte il processo, quindi viene anche messo sempre in discussione. E questa è stata forse un po' una scuola, cioè l'inizio, questo è come stato un esperimento, cioè Vrin è tuttora un posto per sperimentare. E poi secondo me c'è anche una questione di visione, nel senso che guardare sempre al territorio e sempre avere questa visione di quel gesto, anche il nostro piccolo gesto, come va a incidere sul resto del territorio, questa è anche proprio una visione, secondo me è un approccio che tu hai a certe problematiche, forse anche quelle. Beh, ci vuole anche fiducia da parte dei singoli che decidono di intraprendere una strada. Sì, quello sicuro. Perché infatti non tutti probabilmente erano d'accordo, ma si arriva a un compromesso in cui si vede. Sì, questa è la discussione, sì. Che è fondamentale per ogni cosa. E in questo risiede un po' l'eccezionalità anche del caso, cioè perché vai a prendere quel caso lì? Ci sono molti casi di rigenerazione, questa disponibilità non c'è stata dovunque, quindi è per questo che si è deciso di parlare di questo caso in particolare. E inoltre poi, sempre all'interno di questa visione territoriale, si è posto il problema del limite, cioè della costruzione dell'architettura come limite nel paesaggio, e un caso particolare quello all'interno del capoluogo di Vrin, dove vennero costruite due nuove stalle e una macelleria, e questi tre edifici vennero posizionati sulla curva di livello più a valle del paese capoluogo di Vrin, e vennero costruite proprio con l'idea di andare a definire il limite a valle del villaggio, proprio nell'idea di costruire una parte di tessuto che andava ad aggiungersi al tessuto preesistente e andare a definire quello che era l'artificio rispetto ai pascoli. Quindi in questo caso è l'architettura che si fa, diventa un gesto territoriale. Questa è la sezione dove si vede come appunto la costruzione, questa è la costruzione della stalla, va a precedere il momento in cui poi il pendio si fa più critico. Un altro intervento che è stato fatto all'interno degli spazi aperti dei villaggi è stato quello di pavimentazione. Innanzitutto c'era l'idea di mantenere quella che era la permeabilità all'interno dei villaggi, però allo stesso tempo c'era la problematica che naturalmente incominciavano ad arrivare sempre più automobili, quindi anche se non sono poi così tanto, ma comunque c'era la problematica delle automobili, e quindi di andare a definire a livello spaziale quelli che erano gli ambiti di utilizzo dello spazio aperto, che però non doveva consistere nel costruire nuovi vincoli, ma mantenere quella permeabilità, quindi la possibilità di camminare liberamente nel nucleo, semplicemente andando a definire, cambiando il materiale del piano di calpestio a seconda di quelli che erano i vari utilizzi che si facevano dello spazio aperto. E quindi nelle zone di sosta delle automobili c'è un ghiaino, sono ridotte le strade carrabili, e la cosa interessante è che soprattutto il resto del piano calpestabile è fatto dal prato che entra nella valle e va
a definire a sua volta lo spazio aperto. Un'altra questione che è stata toccata è quella appunto del mantenere la pedonalizzazione. Il lavoro che è stato fatto è quello nella differenziazione che c'era tra i materiali, non si andavano a costruire dei marciapiedi, semplicemente cambiava il materiale per il transito dell'automobile, per il transito pedonale, ma non veniva creato il dislivello dei marciapiedi. Questo perché in questo modo si manteneva l'andamento della topografia. E una norma che invece è stata introdotta, che secondo me era interessante, è quella che non si possono costruire dei muri di confine nella proprietà, se non nel caso appunto... Ma neanche recinzioni? Cioè tutto la recinzione per le galline? Con determinate eccezioni, come per proteggere gli animali o l'orto dagli animali selvaggi. E non possono essere delle recinzioni opache, devono essere comunque delle recinzioni dove si può avere almeno l'attraversamento visivo laddove non puoi avere un attraversamento fisico. Quindi il movimento anche all'interno di questi spazi è stata una cosa molto importante per il progetto. E ancora una volta mi sembra fondamentale l'idea che la norma introdotta in sì. prima azione sia un elemento quasi fondamentale dell'atto progettuale. Esatto, è anche semplice, è anche un elemento abbastanza semplice, sì, però... bisogna capire quali siano le norme, che non sia tutto sovranormato, certo. come siamo abituati, ma che ci siano poche norme che siano molto chiare, che abbiano un effetto poi a lungo termine su quello che verrà costruito. Quello che interessava a me era capire in che modo alcuni elementi tradizionali dell'architettura tradizionale rientravano in una strategia di progettazione contemporanea, però non riproponendo quasi a livello folcloristico questi elementi, ma dandone una rilettura, appunto una reinvenzione. Questo disegno rappresenta quella che viene chiamata la cellula base, che è un po' molto rappresentativa nei tessuti rurali, cioè era la costruzione della stalla abbinata spesso con il finile, che era fatta appunto da una semplice cellula definita da delle pareti nel suo perimetro. In Vrin quello che succede spesso è che la cellula base è una cellula minerale su cui si appoggia una struttura in legno costruita con la tecnica dello strikbau, quindi tramite delle assi che si incastrano ai loro vertici e vanno a definire il perimetro come se fosse un'unità, un involucro uniforme. Ora, naturalmente, questa tecnica costruttiva ti impone di immaginare la pianta per sottrazione, nel senso che si parte sempre da un perimetro predefinito e poi gli spazi vengono divisi, i locali, cioè il perimetro viene, l'area interna viene divisa negli spazi e quindi si ragiona in modo inverso rispetto a quello che è la composizione, cioè la sommatoria di locali. E questa è una caratteristica di questa tecnica costruttiva, che ti impone questa tecnica costruttiva come strategia distributiva. E poi la seconda caratteristica a livello tradizionale era quella che, andando a sommarsi le cellule, incominciava a comparire un elemento di distribuzione centrale che diventava elemento di connessione dell'interno dell'edificio con quello che era l'esterno dell'edificio, che era lo spazio aperto comune di cui abbiamo parlato in precedenza. Molto importante. Quello che mi interessava del lavoro di Caminada era il fatto che lui avesse reinterpretato in qualche modo questi due temi, cioè la costruzione di una pianta partendo da un perimetro predefinito e lo spazio comune che diventa l'osservatorio verso l'esterno, che quindi diventa quell'elemento di connessione tra i vari locali e diventa lo spazio comune all'interno della casa. Per esempio in questa casa, che è una casa fatta per un cliente che si chiama Caminada, che però non è parente, avviene questa cosa, si parte da un perimetro, non solo un perimetro predefinito, ma l'edificio viene inteso quasi come un volume predefinito, da cui viene sottratta materia, viene sottratto volume per andare a creare lo spazio di intermediazione tra i vari locali e quindi lo spazio comune diventa non più un corridoio ma una forma eterogenea che si interfaccia coi vari lati dell'abitazione e naturalmente si interfaccia anche
all'esterno, nel senso che lo spazio aperto con questo schema crea una connessione diretta con lo spazio interno, che è lo spazio comune che ha appunto più affacci verso l'esterno, verso la valle, verso lo spazio aperto comune, verso gli altri lati del villaggio. Quest'idea di avere un perimetro e quindi usare l'edificio come osservatorio sul paesaggio si presenta anche in un altro edificio che si chiama Stiva d'Amor, che è un edificio dove sostanzialmente è stato costruito per tenere il corpo del defunto prima che venga seppellito. Sì, sostanzialmente. Esatto. Per dare un ultimo saluto, è un edificio che è stato costruito. In realtà è perché sempre più le persone muoiono anche in casa di cura. Culturalmente c'è la tradizione di tenere o comunque commemorare il morto nella stuba, nel soggiorno, non è più possibile, quindi da questa necessità, cioè come è anche nato il progetto di Vrin in realtà, da una necessità di tutti, il progetto è durato 10 anni, ma 8 per pensare, 2 per costruirlo, forse 9 per pensarlo e 1 per costruirlo, perché poi era un tema anche un po' complicato, c'è la necessità e quindi si risponde a questo, quindi sotto c'è sempre una processione, c'è una porta d'ingresso fatta apposta per entrare con la bara. Sotto c'è la parte in cui si commemora il morto e poi invece la parte sopra, un po' come se fosse la stuba di casa, c'è una caffetteria in cui si può parlare di quello che era. E interessante forse nelle immagini l'ambivalenza tra esterno e interno, nel senso che è un edificio in legno, come se fosse una casa in streak, quindi in legno, però esternamente pitturata di bianco, e anche la posizione vicino alla chiesa ha proprio a che fare con questo passaggio tra vita e morte. Ed è proprio in realtà, qui non si vede il muro dietro, ma è proprio sul muro del cimitero. I cimiteri in questa parte della Svizzera sono nel paese. Nel libro tu dici una cosa molto interessante, che il paese ha acquistato tutte le aree edificabili per impedire la costruzione di seconde case. Anche, volte è successo. A volte aveva acquistato delle aree. Sì, erano state fatte già in quegli anni, comunque molto prima di quello che è successo poi nel 2013, che hanno fatto una legge apposta per le seconde case. Hanno fatto sì che ad esempio le stalle non si potessero riutilizzare, ma se si riutilizza più di un terzo vanno abbattute, rifatte e costruite davvero. Questo ha un po' bloccato un processo di seconde case che già era comunque, cioè Vrin comunque si è salvata perché è in fondo alla valle, non ci sono proprio gli impianti e quindi un po' questo forse loro propensione a non accogliere magari, a essere magari un po' più chiusi, un po' appunto delle condizioni casuali hanno fatto sì che fosse diverso rispetto ad altri paesi. E poi comunque c'è un progetto che punta a far sì che il paese sia vivo, cioè ci sono un sacco di infrastrutture che sono state costruite come la segheria, la falegnameria, il fabbro, che sono stati tutti stati aiutati a costruire o a crearsi in modo tale che poi costruissero anche le case, quindi cioè, è un circolo vizioso. E lo stesso era per le stalle che dall'interno del paese sono state trasferite verso l'esterno con poi quel processo di cui parlava Valerio, della rilottizzazione, per cui le stalle venivano costruite all'esterno del paese, ma molto più grandi, più efficienti, però bisognava costruirle, quindi c'era il carpentiere che doveva farlo. Cioè questo è tutto un processo anche, un circolo vizioso quasi. E queste nuove costruzioni sono state costruite in queste aree edificabili, comunque, all'interno? In queste aree edificabili, in realtà in quegli anni era un po' più facile costruire, adesso sarebbe impossibile costruire al di fuori di un perimetro molto, molto preciso, stende a densificare tendenzialmente. È successo che c'era un'area edificabile, quindi piuttosto che far fare una sorta di speculazione con delle persone interessate a questo progetto, e comunque è molto rispettato, quindi è facile anche trovare delle persone propense ad aiutare, quindi si è fatta una fondazione, ad esempio, e si è comprato un pezzo di terreno in un posto molto interessante, e l'idea è fare tipo un monastero laico di handwerker, di artigiani. Quindi ci sono questi tipi di cose, però non è neanche impensabile dire compro tutto io e poi gli altri non lo fanno, anche perché poi è questione di libertà, cioè ognuno deve poter fare più o meno quello che vuole in base però alle leggi. Sì, e dicevi appunto per concludere, tu hai parlato della segheria, sì. Io ho parlato delle due stalle che sono state costruite, più la macelleria, tutte la Stiva d'Amor. Queste costruzioni sono delle costruzioni che rientrano in un percorso di costruire delle facilities pubbliche all'interno del tessuto
antropico, che siano a contatto del tessuto antropico, che non siano solo degli elementi eccezionali, che vengano utilizzati a livello comune. E secondo me questa cosa fa un po', rientra un po' nel processo anche di, sempre di umanizzazione dello spazio. E per me questa è la cosa più interessante per la città. Un nucleo rurale ci insegna questa cosa che invece non sta avvenendo in città, cioè dove in realtà c'è molta rapidità, c'è molta voglia di costruire, ma non c'è mai, c'è sempre l'intenzione di costruire a grande scala, ma vengono sempre ridotti gli spazi per l'essere umano, lo spazio aperto, lo spazio per delle micro facilities, spazi come la stiva da mora o come può essere anche per esempio una tettoia per aspettare il bus, sono quasi degli elementi di arredo, mentre in realtà in questo caso sono degli elementi che sono organici al tessuto antropico e che poi sono gli elementi che usiamo tutti, perché sono gli elementi di tutti gli abitanti della città. C'è anche un modo di vivere diverso, nel senso che comunque in questi villaggi tradizionalmente si è un po' combattuto per sopravvivere, nel senso che in inverno ci sono 2 metri di neve e bisogna darsi una mano per arrivare fino alla primavera, almeno questo chiaramente parecchi anni fa, ma 50, 60, 70 anni fa era sicuramente dura senza macchine sopravvivere. E quindi si crea un senso di comunità che chiaramente anche nei paesi sta cambiando come un po' ovunque, però si conosce il vicino, cioè sicuramente a Milano, comunque nelle città, i rapporti sono diversi. Ci sta forse un po' meno una mano, ma anche perché ci sono molte più possibilità, molte più occasioni. E in queste realtà bisogna forse più aiutarsi. Cioè questo nasce un po' anche da quello. Ma poi in realtà il lavoro stesso di John è un lavoro che fa per sé, perché alla fine è quello che vede, è quello che vive tutti i giorni. Quindi è un po' anche quello. In realtà io devo fare complimenti a Valerio perché ha fatto un lavoro di una sensibilità rara, nel senso che il suo lavoro, appunto, io mi sono scritto una nota, il libro non solo è una valida pappardella accademica, perché in effetti è molto preciso, anche rigoroso, scientifico quasi nel farlo, ma un ottimo libro molto sensibile, di illustrazioni, fotografie e schizzi stupendi, nel senso che tutto quello che avete visto, e secondo me non avete capito niente di Vrin, perché io poi sono abituato a parlare di Vrin a Vrin, nel senso vengono ospiti e si portano un po' in giro, cioè per mano si prendono, ma sono già arrivati, cioè Vrin in realtà è questa, nel senso. Vai. Vi faccio vedere qualche cosa per spiegare un attimo il lavoro che viene fatto, no? Questa in realtà è Vrin, avevate capito che fosse un fondovalle, davvero qua avanti, se fossi venuto a piedi, in 4 giorni arrivavo a Milano, cosa che facevano tra l'altro i 80 anni fa per vendere le mucche. E quello che posso forse farvi capire, questo è un lavoro che in realtà è chiuso, cioè il progetto Vrin è chiuso, noi continuiamo a fare dei lavori, abbiamo consegnato oggi le chiavi del bagno pubblico perché continuiamo a fare praticamente volontariato su questi piccoli lavori, però il lavoro che si fa ormai da 30 anni è fuori da Vrin, cioè, e anche poi nella fase di John, qua è stato il suo laboratorio, continua a giocare, a farlo, si diverte, ma è concentrato competente su un'altra scala anche di lavori. E quindi faccio vedere un attimo velocemente. Questo è l'ufficio con molto rigore svizzero, come vedete, molto ordinato. In realtà è un caos perché anche il modo in cui si lavora. Cioè, il metodo di lavoro è molto interessante, ma magari proviamo a vederlo un po' dopo, anche con le immagini. Questa è un'altra sala dell'ufficio in cui ci sono un po' di modelli e altre scrivanie. L'ufficio è sempre rimasto molto piccolo. Ultimamente si è un po' ingrandito, ci sono diversi, diciamo siamo fissi, 4-5 persone, ci sono dei collaboratori esterni perché sennò sarebbe impossibile fare i lavori che facciamo e deleghiamo anche alcune parti che non, insomma, di più calcolazione, diciamo. Mentre prima era tutto fatto all'interno, proprio completo. E questa è più un'altra sala invece in cui si fanno modelli. Ah no, qui c'è anche fondamentale il tavolo da ping pong che però purtroppo adesso è un po' sommerso dai piani. E questo poi sono tutti i modelli che vengono accatastati in qualche modo, ma ogni modello poi ha una storia, nel senso potremmo parlarne a lungo. E fa parte comunque del metodo di lavoro, diciamo. Quello che dicevo prima, è difficile parlare di Vrin a Milano, perché in genere questo esempio era lo studio Chipperfield di Milano, cioè la parte di Milano, che sono arrivati e hanno praticamente bloccato la strada perché era un pullman più grande del solito. E in genere è questo quello che succede, un paradosso per cui arrivano, appunto, sono arrivati loro, ma arrivano intanto giapponesi, arriva un pullman giapponese a Vrin. C'è il contadino che li guarda e dice, ma cosa vogliono anche? Cosa ci fanno qua? E lì forse hanno detto, beh, forse non abbiamo fatto una cavolata a lavorare insieme per questo lavoro. Perché comunque tutto nasce da quello di cui hai parlato tu. Cioè, è un progetto vecchio,
se vuoi, ma che comunque porta ancora i suoi risultati. Poi comunque ha sempre a che fare con quello che dicevamo prima del processo. Cioè è un processo che tu inizi e io come come proprietario non so se avrei voglia. Cioè, vediamo poi dopo delle altre immagini e capiremo. Questo è il modo in cui si fa anche, si lavora con le referenze. Cioè vi dicevo, si lavora molto con modelli, ma si lavora molto con le referenze. Cioè se fosse John a parlare a una conferenza, magari ha 15 immagini, di cui due terzi sono immagini magari di qualche artista o qualche referente, e continuerebbe a fare citazioni filosofiche, perché se non avesse fatto architetto, comunque se avesse tempo, credo che scriverebbe qualche libro di teoria. Però tempo è limitato, anche se non, in realtà non dorme, però questo è il lavoro. E questa è la parete su cui appendiamo qualsiasi cavolata, cioè da Maradona a Pantani, passando da... da Schwarzenegger gioca con Mike Tyson a scacchi, ma spesso sono provocazioni, alla fine bisogna anche distrarsi, comunque... anche il modo in cui si lavora, cioè in ufficio mattina e pomeriggio magari c'è un'ora di pausa a caffè per discutere, ci sono anche meno distrazioni rispetto a Milano, cioè questo è proprio un luogo più di, è come se fosse un po' un laboratorio, sì, un laboratorio artigianale, un po' come lo descrive Sennett. Uh-huh. E quindi ha molto a che fare con l'intensità del lavoro e con la ripetizione della stessa cosa, cioè ogni mattina si rinizia quasi da capo per fare un progetto, che alla fine può essere anche estenuante, perché dopo, quando si praticamente è finito cioè il piano da consegnare, potremmo fare, è così. Ma quello che è anche la qualità, poi in cantiere chiaramente veniamo odiati, ma è una cosa che si conosce un po' tutti, e questa è appunto la vista verso Milano, diciamo, che si ha dall'ufficio. Ora provo magari a farvi vedere una carrellata di lavori che sono iniziati nel 2000 e poi qualcosa di oggi. Questo era quello che parlava Valerio della tipologia del costruire, quindi concentrarsi su una cosa per poi modificarla e capirla e forzarla. Questo era il convento per ragazze di questo monastero, in cui c'è una grande scuola, un corpo centrale in cui ci sono tutti i servizi, quindi le scale, e poi ogni piano si gira lo spazio comune. Gira intorno allo spazio comune. E questo è questo cuore di cui parlavo, appunto, su cui si sviluppa tutto il progetto. E poi ci sono queste celle, come se fossero di monaci, per le ragazze. Nello stesso paese poi c'era la necessità di costruire una grande stalla comunale, sempre in legno, ma appunto, quello che diceva Valerio, inizia tutto Avrini in legno, ma non... Ormai si ha una grande conoscenza del legno, ma ogni posto ha bisogno di una particolare risposta anche a livello di materiali. Quindi questa è sicuramente una stalla in legno con una promenade con vista mucche, che comunque rimangono sempre un elemento fondamentale per chi vive in montagna. E accanto c'è questo caseificio in cemento, invece, con all'interno alcune costruzioni in mattoni, che sono invece molto più sensate per creare un clima ideale per l'invecchiamento del formaggio. Un altro paese in cui si è creato un circolo vizioso simile a Vrin, di grande entusiasmo, è Valendas, che era un po' un paese, diciamo, all'ombra di altri più famosi come l'Ax, Flimskog, sulla parte appunto più ombreggiata della valle. Qui era un paese un po' morto fino a 15 anni fa, si sono messi insieme, hanno deciso di creare qualcosa, volevano qualcosa, hanno costituito una fondazione, e la fondazione ha acquisito la guest house, quindi un piccolo ristorante con hotel, e l'hanno ristrutturato con questa appunto parte di rinnovamento, mentre questa era una stalla in legno e è stata costruita completamente nuova. Qui si vede magari anche un po' il lavoro che si fa con i modelli. Questo era lo studio dell'ingresso, un modello che poi alla fine viene trasferito. Oppure questo, ad esempio, era la sala del ristorante. L'idea era mettere un pilastro in mezzo sovradimensionato, e serviva semplicemente perché bisogna sempre conoscere anche le storie. Cioè, quando si costruisce bisogna capire dove si costruisce e per chi, no? E tradizionalmente ci sono due tavoli i tavoli dei local. E in teoria c'era da una parte le donne e dall'altra gli uomini. Chiaramente non è più così, però se io metto tra me e te un pilastro è completamente diversa la relazione che abbiamo. Quindi io posso parlare male di te, o comunque posso spettegolare mentre tu non mi vedi. In realtà è anche un gioco quasi sensuale, no? Tra le due parti. In realtà poi non c'è più questa differenza, però tradizionalmente è molto interessante. Questa è la traduzione nel costruito. Oppure questa era la sala polifunzionale sopra, cioè il piano di sopra, non è mai stata usata credo per ballare, ma sicuramente per fare qualche evento, cioè per fare molti eventi, in realtà tantissimi matrimoni e cose simili. E qui era anche interessante capire, non facciamo una finestra
per vedere fuori panoramica, ma creiamo diverse aperture che creino un rapporto molto più diretto con l'esterno, senza che sia quello che si tende a fare forse altrove. E comunque si ha un'ottima vista. Però la relazione con gli edifici intorno, perché poi queste finestre sono anche sui lati, danno molta più intimità. Questa è un'altra guest house, dalle parti di Lucerna. Qui ancora Strick, però si è mantenuta il basamento originale, perché questo c'era già una guest house che aveva bisogno di essere abbattuta e rifatta. Interessante qui è anche come rispondere a delle esigenze strutturali con un metodo costruttivo, ovvero qui si lavora più con pilastri e a questo piano è quello del ristorante, questo è quello di una sala come quello che abbiamo visto prima, senza pilastri, e sopra invece la parte di camere e un'abitazione per quelli che lo gestiscono, che è fatta in Strick. Per far sì che questa sala non avesse pilastri si è fatto in questo corridoio che sale al piano superiore un sistema di travi che sostengono la soletta, quindi permette ad esempio di avere questo piano competente e libero. E qui comincia, secondo me, anche una fase diversa del lavoro di John, in cui ci sono delle collaborazioni anche con degli artisti, come quelli che hanno fatto queste mani incrociate, che poi sono state fatte con seta di Como. Cioè, oltre alla grandezza, cambia anche un po' con questo lavoro e quest'altro, secondo me, proprio il livello di dettagli. Queste sono due stalle, quindi sempre il tema anche del riuso di elementi di persistenza, e provare a modificare, quindi sempre chiaramente si inizia con un'idea, con degli schizzi, con dei modelli, cambiare quindi la funzione, rendere più permeabile il piano terra, ad esempio, nello specifico, mantenendo solo le parti più strutturali. E poi la trasformazione in modelli, e poi in realtà con tanti migliaia di ore di lavoro, di sofferenza. Cioè, è bello, in tedesco si dice Leiden und Leidenschaft. Leiden è soffrire e Leidenschaft è la passione. Due parole molto simili che però fanno capire forse il lavoro anche di John, che è veramente una persona che si concentra in modo incredibile sulle cose. E quindi esiste solo quello, lui muore di questo lavoro. Questo è un lavoro sempre a Valendas, quello della fondazione, sempre per la fondazione, e qui c'era l'idea di continuare a costruire il paese. E qui abbiamo provato anche a fare una nuova tipologia di abitazioni che sfruttassero un po' la qualità della periferia, ovvero la sensazione di abitare da soli, cioè una casa singola, e di avere più spazio, perché comunque costruire costa più o meno uguale ovunque, ma la terra costa sicuramente meno nella periferia di montagna, ma sempre periferia. E quindi sono tanti spazi esterni che sono, diciamo, costruiti in modo più economico, quindi magari solo chiusi ma non isolati. E così si è provato a creare appunto una tipologia diversa, che abbiamo però provato uno a uno. Nella sala polivalente di Vrin abbiamo provato uno a uno tutti gli spazi per capire dov'è il minimo anche, no? Per imparare. Poi ci hanno creduto, abbiamo potuto costruirlo, e questo è un po' il lavoro che è risultato. Diciamo, qua c'è la strada principale, questo è il corpo di... qua ci sono dei laboratori e sopra i parcheggi, per proteggersi appunto da questa, creare una corte interna, qui poi ci sono 7 appartamenti. E qui appunto si vede anche un po' il lavoro di modelli, cioè per far capire comunque ai clienti, non basta solo spiegare, ma bisogna anche continuamente mostrare quello il più possibile, quindi arrivare molto vicino alla realtà. E i modelli come li fate? In che materiale? Tutto quello che c'è. Spesso anche materialacci come il polistirolo, che prima visto era pieno di polistirolo, ma perché si spacca, si taglia, si modifica, è un materiale molto più semplice. Questa in realtà è una foto di modello, il modello in cemento, per dire, ancora qualche rimasuglio di conoscenze passate. Però funziona molto bene, perché comunque l'atmosfera è esattamente questa, cioè questa è una foto reale, no? E questa è un'altra, sempre reale, di un altro appartamento un po' più grande con un'isola. E questa è stata un'altra fase che si è chiusa, e quest'ultima, che è proprio quella di oggi, è, secondo me si è entrato in una fase più matura anche di progetti anche più grandi. Quindi se pensiamo al lavoro di Valerio, che è esattamente quello che lui ha descritto, viene fatto su ogni progetto dall'inizio alla fine. Quindi qualsiasi piccolo dettaglio è studiato e pensato. Io semplicemente mi sto provando a bombardare per far capire che quello è l'inizio, è un metodo forse anche di lavoro, che poi si può portare un po' ovunque. Quindi in realtà costruire la pestina del bus è servita per poi costruire cose molto più anche interessanti e complesse. E questo appunto è ad esempio un progetto a cui ci stanno facendo ricorso da 5 anni forse,
E questo è lo stesso principio che abbiamo visto prima, quindi questo di questa tipologia edilizia che consiste appunto di avere un cuore in cui c'è tutta la tecnica, quindi la cucina, i bagni, e poi tutto intorno è un po' come se fosse, sì, diciamo che la cucina addirittura irradia e scalda tutto il resto come idea. Si entra sempre in uno spazio chiuso ma non riscaldato. E poi io stesso quando ho dovuto fare il piano per le chiusure non sapevo esattamente quale fosse la porta d'ingresso, perché in realtà è questa, però anche questa e questa. Cioè, se fossimo in Italia, dove entra il ladro più facilmente? Cioè, qui si entra facilmente, però appunto questa è la cucina, poi due camere da letto, questo è il soggiorno sempre diviso in due, che sia così oppure che sia più orizzontali, cioè più obliqua come vista, e poi una parte invece proprio fredda come se fosse una loggia. E questa tipologia è divertente perché potremmo essere tutti nell'appartamento più piccolo in questo momento. E io vedrei solo due o tre persone di voi perché ci si può nascondere molto bene, cioè questa era anche una delle idee, cioè, è bello vivere insieme ma talvolta è meglio avere anche i propri spazi, no? E questa tipologia proviamo a trasformarla, magari sicuramente migliorandola in questo progetto che però posso averne 7, ne ha 25 di appartamenti. E poi, beh, ci sono già un sacco di dettagli, un sacco di cose, erano pronti ma aspettiamo. Prima o poi si costruisce forse anche il legno, che sarebbe interessante, anche se molto complicato su questa dimensione. E l'ultima cosa, questo è proprio un progetto che abbiamo inaugurato venerdì scorso, era venerdì scorso a Pontresina, questa è la via principale di Pontresina. Due signori hanno detto, noi vogliamo costruire il nostro albergo. E in qualche modo sono arrivati a noi, il progetto è molto complesso in realtà, ma anche semplice da un certo punto di vista, nel senso che questo è l'ingresso con ristorante, lobby, biblioteca e cucina, e poi qua ci sono tutte le stanze, molto pragmatiche. Poi invece qua davanti ci sono degli appartamenti che sono sempre dell'albergo, quindi con i loro servizi, e questo è il mondo introverso in cui ci sono alcuni servizi dell'albergo, tra cui anche la zona wellness. È un edificio cittadino, nel senso, in un contesto urbano, quindi la facciata ha richiesto molto sforzo, diciamo. Vedremo quando invecchierà anche quanto sarà più interessante di ora, che è sempre difficile quando l'edificio è finito, sembra ancora un render quasi. Questo è un po' il modo anche in cui si lavora. Questo è il modello 200, ma allo stesso tempo ce ne sono altri 100 di mille scale, misure, materiali per ogni stanza. Questo invece è 1 a 20 di tutto l'albergo, diciamo di tutto l'intorno dell'albergo. Questi sono i corridoi dei piani sotterranei, fatti con Christian Ketriner, un artista con cui abbiamo lavorato anche a Hergisvall per il soffitto, che rende forse un po' più interessanti gli spazi che forse non lo sono. Il soffitto, che è anche in cemento vista ma lucido, cambia completamente il sentirsi. Alla fine questo è uno spazio che in teoria non sarebbe così interessante. Chiaramente poi dove è possibile c'è sempre più luce, o ad esempio questo è i piani superiori dove ci sono tutte le camere, e in mezzo ci sono tipo una piccola cucina e degli spazi di servizio con poi tutti questi elementi di decorazione che in realtà servono per proteggere dal carrello con le valigie, perché poi alla fine cosa deve funzionare. Questa invece è la danfa del bagno turco, questo non è ancora in funzione, quindi dovete immaginarlo completamente pieno di vapore, fatto con Reto Müller, che è un artista che ha lavorato con noi per fare questo progetto in basalto. Questo è tutto basalto, quindi colato, pietra colata. Questo è l'Arvenstube, Arven è credo pinocembalo, un profumo eccezionale, e poi sempre con tetto a cassetto, soffitto a cassettoni. E questa è la stanza, l'idea era la stessa se vuoi qua delle case, degli appartamenti, quindi creare un angolo. Cioè, John lo descrive in modo molto semplice. Lui si sveglia magari l'una, due, tre del mattino e sua moglie vuole dormire ancora. Quindi con questa scusa ha creato questo spazio, che questa è una porta che si può chiudere, e quindi è come se ci fosse una seconda stanza dentro la stanza da letto. E soprattutto nelle camere ad angolo è molto interessante. Comunque si prova sempre a creare qualcosa di nuovo. E poi, beh, chiaramente i materiali si prova a cercare di lavorare con le migliori persone quando possibile. Questo ad esempio è un artigiano delle nostre parti che ha praticamente messo, prima ha raccolto tutte queste pietre nella zona del Bernina, poi le ha messe incollate tutte al pavimento, poi hanno messo cemento e ghiaia,
e infine lisciato per fare poi il pavimento che è questo terrazzo con dei colori che poi sono quelli che vedi fuori dalla finestra essenzialmente. E oppure con Salome Lipuner, lavorare con l'Orushi, che è una lacca giapponese, per fare alcune superfici, ad esempio dei bagni, e renderle molto più resistenti sul legno o sulla pelle. E questo esempio è il campione per poi fare una porta. C'è una porta nella biblioteca che è fatta così. Questa è la facciata con i pilastri in pietra, ma pietra massiccia, che è anche statico, in parte per la facciata stessa e non solo, anche per l'interno. Questa è una foto che sembra ancora un render, perché sembra è troppo pulita ancora. Quando secondo me prenderà una patina e si rovinerà, comincerà a diventare un po' interessante anche come vibrazione. E questa è la zona wellness, quindi quello che si vede da sotto. E secondo me questo è un lavoro che è entrato nell'ultima fase, diciamo, del lavoro dell'ufficio. E, sì. E quanto questo, anni richiede quest'ultima fase? Questo è un progetto rapido, è iniziato nel 2017 e finisce, è finito adesso, 6 anni. Ma così rapido è rarissimo. La stiva da Morse, che era quello per i morti, sì. E quello dicevo 10 anni, ma 9 per pensarlo, 1 per farlo. Sì, un po' questo è il lavoro. È un lavoro molto complicato, anche da capire. Sono tutti processi estremamente lunghi, faticosi, e mi ha fatto molto piacere che Valerio avesse questa pazienza, questa attenzione per capire. È un lavoro che richiede tantissimo tempo e una sensibilità, secondo me, unica, perché in italiano poi c'è pochissima letteratura al riguardo. Grazie mille. Grazie.